qual è la più grande innovazione che hai portato nella tua attività rispetto a tuo padre e a tuo nonno? La gastronomia, puntiamo molto su quello, su trattando un ottimo prodotto come la carne di fassone. Basta. La cosa problematica oggi come oggi è trovare nuove persone che piaccia al mondo della carne, che inizino, che facciano l'esperienza che ho fatto io. Come comunichi il benessere della tua carne al consumatore? È meglio mangiarne poca ma buona. È meglio cercare dei prodotti naturali, non troppo trattati, e anche l'aspetto salutistico, specialmente i tempi di allevamento degli animali, dare il tempo, il giusto tempo alle cose. Quali sono i servizi più innovativi che hai messo a punto per agevolare i tuoi clienti? Per chi non ha tempo di cucinare, proponiamo degli arrosti, dei brasati, delle cose particolari su richiesta del cliente, anche per delle feste, delle cerimonie. Facciamo anche le consegne a domicilio. Trovo che sia un servizio in più. Poi abbiamo il cuoco in cucina che è sempre disponibile a consigliare, a venire incontro alle esigenze del cliente. Qual è la preparazione già cotta o pronta da cuocere che ha avuto più successo nel tuo negozio? Ma la salsiccia di fassone è una particolarità che ultimamente abbiamo un po' riscoperto. Abbiamo una nuova ricetta, un nuovo modo di prepararla ed è apprezzata molto. Perfetto. Qual è la tua prossima sfida? La mia prossima sfida è trovare dei collaboratori, dei giovani che abbiano voglia di inserirsi nella mia attività, di stare dietro a me, di imparare questo mestiere, perché è molto, molto bello.